Lavoratori, avventizi, allevatori e trasportatori della GAM nei prossimi giorni potrebbero incassare le spettanze maturate nello scorso anno, una boccata di ossigeno scaturita dall'infuocata assemblea tenuta con il presidente della regione Paolo Frattura e dal conseguente ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale attraverso il quale sono stati reperiti circa 2 milioni di euro per sostenere la filiera avicola. Resta però ancora incerto il futuro dell'azienda, affidato a un piano industriale che prevede un fermo produttivo di 16 mesi per consentire la totale ristrutturazione della GAM con un impegno finanziario della Regione di almeno 25 milioni di euro. Intanto il Consiglio Comunale di Boiano, presidiato dai lavoratori della GAM, ha approvato un documento per chiedere ai ministeri competenti il riconoscimento dell'area di crisi. Saranno chieste tutte le misure opportune per il riconoscimento di un'area di crisi. In sostanza è un provvedimento che purtroppo ci ha visti protagonisti anche diversi anni fa, con l'allora crisi della SAM, che però ebbe una soluzione con il riconoscimento appunto della zona di crisi, area di crisi in particolare che era l'area SAM e zone con termini. Da lì nacque uno strumento amministrativo operativo che consentì e quindi dovrebbe consentire anche adesso, ce l'auguriamo, ma siamo certi che il governo regionale porterà avanti con determinazione questa scelta affinché fondi, iniziative e quant'altro possano essere utili sia all'azienda stessa, ma soprattutto per coloro i quali vivono attraverso questa azienda. Per andare incontro ai lavoratori senza lavoro e senza stipendio, quindi in grande difficoltà economiche, il sindaco Antonio Silvestri ha già sospeso le scadenze dei tributi comunali e ha chiesto al prefetto di Campobasso un tavolo tecnico con le aziende fornitrici di energia elettrica e gas per sospendere anche i pagamenti delle loro bollette. Ora però i riflettori sono tutti puntati sul piano industriale che dovrebbe rilanciare la filiera avicola molisana. Si attende di conoscere in particolare il parere ufficiale dei sindacati, ma secondo indiscrezioni CGIL, CISL e UIL non condividerebbero il piano sia per quanto riguarda i 69 lavoratori in esubero, sia sulla proposta di affidare la gestione dell'azienda alle cooperative. Tutto in alto mare, dunque, con il rischio che la filiera avicola molisana svanisca nel nulla, con tutte le conseguenze di ordine economico, produttivo e soprattutto sociale.